Cardio workout ad alta intensità costante, 25 minuti di lavoro, poche pause e massima concentrazione. Buon allenamento! Ok, iniziamo. Jumping jack. Coordina bene il movimento braccia-gambe. 10 secondi. 5 secondi e dopo effettuiamo jumping jack, braccia orizzontali. Ok, ora. Mi raccomando a lavorare bene con l'apertura delle braccia. Distendi bene il braccio durante la divaricata. 5 secondi e poi jumping jack e alzata frontale. Ok, jumping jack e alzata frontale. Al termine di questo esercizio effettuiamo lo step touch. 10 secondi. Questo allenamento abbiamo dato subito un buon ritmo. 2. Ok, step touch. Come visto, subito in quarta. Al termine dello step touch riprendiamo jumping jack. Coordina bene il movimento. Un buon ritmo, lo stesso dall'inizio alla fine dei secondi. 3 secondi e andiamo. 10 secondi. Dopo come prima, jumping jack, braccio orizzontale. 3 secondi. Ok, cambio. Mi raccomando di lavorare sul posto, non in avanzamento. Atterra bene sull'avampiede e non restare in apnea. 5 secondi e jumping jack e alzata frontale. Ok, ora. Opla. Mi sono scoordinato. 10 secondi. Dopo andiamo di step touch. 3, 2, 1, ok, giù. Occhio nell'atterraggio. E non fermarti. Muovo le gambe, sposto il corpo, respira. 5 secondi. E dopo lavoriamo con una corsa sul posto per 20 secondi. Al termine della corsa sul posto effettuiamo due jumping jack e andiamo giù in posizione plank. Cinque secondi. 2, 1, ora 1, 2 e andiamo giù in plank. Mi raccomando, effettua bene la posizione del plank, poi dopo subito su e risaliamo. 10 secondi e dopo andiamo giù in plank in movimento. 3 secondi, ultimo, restiamo giù, plank in movimento. Allora controlla bene la posizione, ricordati sempre il palmo della mano in linea con la spalla. Testa, schiena e gambe su un'unica linea, il ginocchio richiamiamo al petto, fuori l'aria contraggo l'addome. 5 secondi, poi veniamo su, corsa sul posto. Ok. Sulla corsa sul posto, 3 secondi, dopo giù, plank in corsa. Controlla bene la posizione del corpo, addominali contratti e su. Quindici secondi. Cinque secondi e dopo veniamo su. Mezzo squat, due torsioni e pugno. Ora, mezzo squat, due torsioni e pugno. I primi 2-3 movimenti controlliamo bene la postura,
la contrazione dell'addome e il pugno. Poi piano piano intensifichiamo e al termine andiamo in corsa. Ok, parti. No, corsa sul posto. 3 secondi e apro, chiudo, incrocio. Apro, chiudo e incrocio. Alterna la gamba, una volta la destra in avanti e poi la sinistra. Mi raccomando nel salto e nell'appoggio del piede. Addominali contratti e 5 secondi e al termine andiamo di salto sforbiciato. Ora, su questo esercizio coordina bene movimento braccia gambe. Ti permette sia di effettuare una corretta esecuzione dell'esercizio che avere pure un ottimo movimento fluido e lavorare anche bene sull'appoggio del piede. 5 secondi e dopo andiamo in corsa sul posto. Ok, ora al termine passo incrociato all'indietro. Ok, ora una gamba va dietro, l'altra la pieghiamo e spostiamo il peso del corpo in avanti. Ci aiutiamo con le braccia a distendere indietro per creare la torsione del tronco e la contrazione addominale. Al termine di questo esercizio, 3 jumping jack e 454 sforbiciate. No, dai, insieme. 3 jumping jack e 4 sforbiciate. Insieme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, via, 1, 2, 3, dai. Secondi, effettuiamo l'ultimo e corsa sul posto. Non fermarti, continuiamo. È un allenamento cardio, non ci fermiamo mai. Ora mezzo squat, pugni veloci. Addome contratto. Mi raccomando con il pugno. Dai, 10 secondi. Dove effettuiamo una torsione e pugno. 3, 2, 1, insieme, pugno. Mi raccomando, torsione, contraggo l'addome e tiro il pugno. Fuori l'aria quando tiri il pugno. 10 secondi e dopo due torsioni e pugno. Andiamo in mezzo squat. Ci fermiamo. Ok, mezzo squat. Controllo le due torsioni e vado con il pugno. Secondi. 3, 2, 1, ok, corsa sul posto. Secondi e dopo lavoriamo la core stability. Vado in posizione, andiamo a creare la torsione del tronco in chiusura, portando la gamba dietro. Al termine di questo esercizio, andiamo in plank, ginocchio al petto, più piegamento sulle braccia.
Ok. Giù. Quindi, ginocchio a petto, push up. Uno, due, giù. Uno, due, giù. Mi raccomando, piegamento sulle braccia. Ginocchio a petto, contratto l'addome e giù. Ferma in posizione e lavoriamo. Il ginocchio che tocca il gomito di riferimento. Contraggo l'addome e lavoriamo bene su questa posizione. Dieci secondi e dopo andiamo di jumping jack. Ok, su. E 20 secondi di jumping jack. Mi raccomando, respira. Non restare in apnea. 3 secondi e jumping jack, braccio orizzontale. Ora. Al termine di questo esercizio, jumping jack e alzata frontale. Mi raccomando, addominali contratti. Ok, ora un jumping jack e un'alzata frontale. Cinque secondi. Ok, calciata ai glutei. Subito lavoriamo con il tallone che spinge al gluteo. Respira, 3 secondi e ripartiamo. Jumping jack, stessa sequenza di prima. Prima il jumping jack, poi jumping jack, braccia orizzontali. E dopo jumping jack, alzata frontale. Cambio, jumping jack, braccia orizzontali. Mi raccomando, le braccia. Braccia tese. Bene, in apertura. Ora, jumping jack, alzata frontale. A termine di questo esercizio, andiamo in recupero. E poi riprendiamo subito. Tre, due, uno, ok, recupera. Pochi secondi. Tre, e riprendiamo. Ok, calciata ai glutei. Cinque secondi, dopo corsa sul posto. Ok, ora. Mi raccomando, sulla corsa sul posto. Cerca proprio di avere la sensazione di vivere il movimento. Lavoro sull'avampiede. Respira. 3 secondi e dopo andiamo a lavorare con i pugni veloci. Sono 40 secondi. Occhio che durante l'esercizio ti chiederò di intensificare il movimento. Addome contratto. Ora per 10 secondi, intensifica, su, su, su. Dai, dai, dai. E ora rallenta leggermente il movimento, ma continua su i pugni veloci. 3 secondi e corsa sul posto. Ok, ora.
5 secondi e andiamo ad effettuare la torsione con il pugno. Andiamo in posizione ed effettuiamo torsione e pugno. Mi raccomando, la contrazione addominale, effettua bene la torsione del tronco e il pugno. Quando distendiamo il braccio per dare il pugno, tiro fuori l'aria. 5 secondi e andiamo di corsa sul posto. Ok, ora rilassa le braccia oppure respira. 5 secondi, mezzo squat, 2 torsioni e pugno. Ora mezzo squat, 2 torsioni e tiro il pugno. Dai, massima intensità. Tre secondi e su, corsa sul posto. Al termine della corsa sul posto effettuiamo passo incrociato indietro, torsione del tronco e lavoriamo il trasverso. Mi raccomando, buon ritmo, perché sono 40 secondi e quindi viviamo intensamente questo esercizio. Dai, mi raccomando, chiuditi bene sulla posizione, il gomito va verso il ginocchio opposto, contraggo l'addome e vado in chiusura. Dieci secondi e dopo di corsa intorno al tavolo, no scherzo, dai, su, corsa lenta sul posto. Sarebbe bello però farti partire e correre dentro casa. 10 secondi, dopo plank, ginocchio a petto, più push up. Andiamo giù, controlla bene la posizione, richiami bene il ginocchio a petto e giù in push up. Mi raccomando, cerca di dare i giusti tempi ai due movimenti. Dieci secondi. Dai, dai, 5. Facciamo l'ultimo. Su. Al termine andiamo in posizione plank e richiamiamo il ginocchio verso il gomito di riferimento. Mi raccomando, alla contrazione addominale e al movimento. Fallo bene. Non andare a creare fasi di compensazione. Posizione plank, richiamo, contraggo l'addome, con l'addome contratto, mi porto la gamba giù. Non perdere la schiena e non sbilanciarti in avanti. Ok, su e corsa sul posto. Dieci secondi e dopo push up.
Facciamoli bene. Andiamo giù. Controllo bene la posizione e vado ad effettuare il movimento. Se percepisci delle difficoltà, appoggia le ginocchia a terra e vai ad effettuare l'esercizio. Ma cerca di lavorare con l'esecuzione corretta e quella classica. Ultimo, su, jumping jack. Dieci secondi. Dopo jumping jack, braccia orizzontali. Ora, mi raccomando, non portare le braccia così, ma ben distese in apertura. 3 secondi, jumping jack e alzata frontale. Respira, non resta in apnea. 3 secondi, ora 2 jumping jack e giù in plank. E vado giù. Alterna la gamba. Una volta andiamo subito dietro con la destra e ritorno su con la destra. L'altra volta vado con la sinistra e ritorno giù con la sinistra. Via, destra. Sinistra e su, apro, chiudo e incluso. Al termine, plank in movimento. Tre secondi. Ok, giù, controllo bene la posizione e lavoro richiamando il ginocchio al petto, fuori l'aria e contraggo l'addome. Tre secondi e veniamo su. Ok, ora su, salto sforbiciato. Mi raccomando, aiutati anche col movimento delle braccia. 10 secondi, andiamo di passo incrociato all'indietro. 3, 2, 1. Ora, mi raccomando di lavorare bene sull'esecuzione. Inspiro centralmente ed espiro durante la torsione del tronco. Tre secondi. Andiamo di 3 jumping jack e 4 sforbiciate. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, su, 2, 3, via, 2, 3, 4, su. Insieme, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, su, 1, 2, 3, via, 1, 3, 4, step touch. Non fermare del tutto il movimento del tuo corpo. Continua. Respira.
Ok, gambe divaricate. Respiriamo un attimino. Inspiro e porto sulle braccia. Espiro fuori l'aria, giù. Mi abbandono il corpo. Riprendo. Vado su. Ultima. Giù. Ritorniamo su. Ed il tuo allenamento è terminato.